Buongiorno a tutti. Oggi copio spudoratamente l'idea per questo video da Selvaggia del canale SNS Style, che ho visto che tipo 2 giorni fa, 3 giorni fa, ha caricato un video in cui parlava delle sue palette preferite. Lei ne ha scelte 20, io mi sono limitata a 5, anche perché negli anni ho fatto pulizia, insomma, poi adesso un po', in realtà non so se ve ne sarete accorti che non compro più così tanto, e quindi ho ridotto molto la scelta alle 5 palette che mi trovo ad utilizzare più spesso, anche se devo dire la verità, ultimamente prediligo le palette composte da me, quindi con i refill, però ho delle palette del cuore che mi piacciono proprio tanto e che ciclicamente torno ad usare. Quindi partiamo dalla più vecchia in assoluto, che è sicuramente questa, la famosissima. Credo che sia stata la prima a dare il via a questa serie, non riesco più a parlare in italiano, che è la Chocolate Bar di Too Faced. Dico la prima perché è stata la prima palette che Too Faced ha lanciato con la forma della barretta di cioccolato. Poi ne ha lanciate la White Chocolate, la Chocolate Gold, la Peach, insomma, con questa texture e con gli ombretti profumati. Questa però è sicuramente quella che io ho acquistato per prima e che ho utilizzato di più. La scelta di colore è questa, è una scelta piuttosto neutra, a parte questa specie di viola e questo prugna qua sotto, diciamo questi due, però è una palette piuttosto neutra, marroncini, beigiolini, quando non sapete cosa fare con una palette così andate sempre sul sicuro. E profuma ancora di cioccolato, anche se devo dire che è vecchiotta, ma fa ancora bene il suo lavoro. Io, visto che alcune di queste palette sono piuttosto vecchie, non mi ricordo assolutamente i prezzi, ma credo che si trovino ancora tutte piuttosto facilmente in giro per la rete. Dopodiché, un amore che non muore mai per questa palette, che è stata anche lei la prima di questa, prima e unica. Credo che sia l'unica palette di questa marca che possiedo. Sto parlando della famosissima Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills. Anche questa, prima di una serie, perché poi Anastasia ne ha lanciate tantissime altre, ma io mi sono fermata qui, non ne ho prese altre perché, prima di tutto perché alcune non mi ispiravano proprio per la scelta di colori, alcune troppo colorate, colori che magari non avrei sfruttato a pieno. E poi perché in realtà ho visto che in alcune palette subito successiva a questa alcuni colori si riproponevano identici e quindi non mi sembrava il caso di spenderci dei soldi, però la Modern Renaissance io l'ho usata veramente tanto, anche Amelia devo dire che è piaciuta, non so se vedete la confezione tutta mordicchiata, bucherellata, cioè vabbè, per fortuna che tengo le scatole, vabbè che adesso sono tutte con il bagno nuovo, l'anno scorso ho rifatto il bagno, ho un bel cassettone, sono tutte al sicuro. La confezione è sempre bellissima in vellutino e la scelta di colori è anche qui piuttosto neu mediamente neutra, con poi delle tonalità rossicce, questo fucsia è molto bello, insomma. Con una palette del genere si può realizzare un trucco sia molto naturale, ma anche qualcosa di un pochino più colorato. E anche questa, vedete, vabbè, sono tutte. Io spero che si veda perché nessuno di questi ombretti è effettivamente bucato, ma alcuni sono molto usati. Sto per dire che le palette le uso e non le colleziono e basta. E però questa è una di quelle che mi piace sempre. Quando non so come truccarmi con questa, vado sempre piuttosto sul sicuro. Dopodiché, un altro brand, anzi, un brand che io amo moltissimo per quello che riguarda le palette, le ho comprate di questa linea. Fino a un certo punto le ho acquistate tutte. Sto parlando della Urban Decay con la serie Naked. Però vi faccio vedere, questa è l'ultima che ho acquistato della serie Naked, perché poi è uscita la Naked Honey quest'anno e non so se prima qualcos'altro, però insomma, questa è stata l'ultima della serie Naked che io ho acquistato e devo dire forse anche la mia preferita in assoluto, anche se la Naked 1 non si scorda mai. La Naked Cherry è secondo me bellissima, vabbè, sia per packaging. Io amo il packaging delle Naked perché è molto essenziale, non sono molto grandi, sono belle compatte e la scelta di colori. In questo caso, questa la vedete forse un po' meno usata perché è una delle più recenti acquistate, è questa con tutti questi toni
più rosati, più violacei e sono tonalità che io amo tantissimo, tantissimo. C'è un colore tipo questo qua, Juicy, che non capisco bene che cosa ci faccia qua dentro perché è un tono completamente pesca, che secondo me, chi lo sa. E forse, non mi ricordo se avevo già fatto una recensione di questa palette, forse manca un colore un po' scuro, perché questo qua è un marrone scuro, avrei messo forse un viola scuro, se proprio, se non proprio un nero, però tutto sommato è una palette che amo tantissimo, mi piace molto, che io trovo molto sfruttabile per il mio modo di truccarmi, e comunque tutte le Naked che ho acquistato, tranne la Naked 2, che non mi piace tanto, le ho sfruttate molto e sono delle palette che io apprezzo sempre. E poi questa non è recentissimissima, forse dello stesso periodo della Cherry, è la palette di un'altra marca piuttosto costosa, ma che io con cui io mi trovo molto bene. Sto parlando di Huda Beauty. Io di Huda Beauty ho le prime tre palette grandi, ovvero la Rose Gold, proprio la prima edizione, perché poi hanno fatto una riedizione, Rose Gold Remastered, non mi ricordo più come si chiama, la Desert Dusk e poi questa, che è tra le tre la mia preferita, la New Nude, perché è quella, secondo me, che ha i toni un pochino più freddi, ma non per questo meno originali. Allora, il packaging interno, aspettate che prima di farvela vedere aperta ve la faccio vedere così. Allora, le palette di Huda non mi fanno impazzire per packaging, devo dire, le trovo un po' cheap per il costo che hanno, perché sono, credo, le più care che vi sto facendo vedere in questa carrellata. Mi piace il fatto che abbia lo specchio grande nel caso uno si dovesse truccare in viaggio, e quindi ci sta. E gli ombretti però sono sempre bellissimi, a me questi piacciono un casino. Sentite che terminologia veramente ricercata, mi piacciono un casino. All'inizio, appena vista le prime immagini promozionali, non mi aveva convinto perché temevo che alcuni colori, tipo questo, voi li vedete in cialda, molto strani, sembrano quasi delle accozzaglie di glitter grossi. Allora ho detto: no, mamma mia, ma cosa me ne faccio di una palette con i glitter così grossi? Non li metterò, cioè li metto una volta e poi non li uso più. Invece poi ho visto gli swatch in rete, fondamentalmente i colori che ho usato di meno sono questi qua, che sono dei veri glitter pressati, questi due, questo rosso e questo che è un pochino più è un ciliegione, ma non so, comunque sono dei veramente glitter pressati grossi. Questi invece non so perché appaiano così spezzettati, in realtà sono ombretti molto setosi e super metallizzati. Vediamo se riesco a farvene vedere un paio. Vabbè, delle altre palette non ho fatto questa cosa, però secondo me per questa vale la pena. La texture è quasi cremosa ed è molto metallica. Non fanno, cioè, non sono quelli appunto, quei mix di glitter, vedete come sono luminosi? Non sono quei mix di glitter che poi vi precipitano tutti per la faccia, super, come in inglese si dice, chunky, quelli proprio grossolani, ma sono in realtà dei metallizzati iperluminosi, quindi non capisco perché appaiano così in cialda, però vabbè, sono molto felice di averla acquistata perché è veramente bella e l'ho sfruttata un bel po' e continuerò a sfruttarla sicuramente, anche perché ha una buona scelta di opachi di transizione, insomma, bella, bella. Ho lasciato fuori la cartolina, vabbè, poi la metto a posto. L'ultima palette che vi mostro invece è anche l'ultimo acquisto in casa mia, ed è una palette che mi è stata consigliata in fase di analisi da Elenia e Valeria di Paperina Monocromia, ed è tra l'altro una palette che io non vedo mai in giro nei video qui su YouTube. È proprio un brand che viene calcolato pochissimo, sto parlando di Smashbox, e la palette in questione è la CoverShot versione Punked, che è quella che ho utilizzato per realizzare questo trucco che adesso vi mostro da lontano, però si vedrà un pochino. Ed è una palette che io, da quando ho acquistato, ho utilizzato veramente molto. Prima di tutto la trovo super compatta, molto pratica, anche da portarsi in viaggio eventualmente. Contiene 8 ombretti,
E la scelta di colori è, secondo me, piuttosto originale rispetto non solo a quelle che vi ho mostrato adesso, ma anche rispetto alle palette che ci sono sul mercato, perché la tendenza da qualche anno a questa parte sono tutte queste palette dai toni caldi, più o meno caldi, però insomma, o neutri o molto caldi. E è difficile trovare delle palette con sottotono freddo, quindi delle palette che contengano tanti ombretti, non lo so, grigi, argento, rosa freddo, lilla, viola, viola scuro. Insomma, cose del genere, per non parlare, vabbè, magari dei blu che a me personalmente non interessano. E invece questa ha una buona varietà di toni freddi con cui potete realizzare in realtà dei trucchi molto neutri. Ci sono questi tre opachi iniziali che sono super sfruttabili per dei trucchi proprio leggerissimi, ma poi si possono anche fare dei begli smokey viola o c'è cioè questo bel nero opaco che scrive molto bene o questo grigio grigio opaco molto sfruttabile, quindi è una palettina compatta ma super utile che può aiutarvi a realizzare un trucco da sola. Scusate, spara la luce qui. Oppure che può essere utilizzata come ausilio di altri ombretti magari più colorati o più sgargianti, però ecco già da sola secondo me è ottima. Io la sfrutto veramente tantissimo, spessissimo proprio per i miei trucchi da tutti i giorni. E basta, direi che queste erano le mie 5 palette preferite, non dico di tutti i tempi in assoluto, però diciamo degli ultimi tempi perlomeno. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate, se avete anche voi una palette del cuore, se non vi piacciono le palette, perché appunto anch'io vado un po' a periodi, ci sono i periodi in cui stravedo per tutte le palette che vedo pubblicizzate, invece periodi in cui preferisco i refill. E basta, questo è quanto. Spero che questo video vi abbia intrattenuto, vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!